Si chiamava Walter Greer, era un bambino di soli 3 anni di età, il quale purtroppo ha perso miseramente la vita per colpa di un'elica. Infatti è caduto da una barca, da una piccola imbarcazione. Ci troviamo a Echo State Park, negli Stati Uniti d'America. Il bambino era a bordo di una barchetta con la famiglia amata quando all'improvviso è caduto in acqua. C'è stato un destino beffardo, crudele per il bambino, infatti è stato ucciso dall'elica del motore, che si trova nella parte di dietro della piccola imbarcazione ed è stato colpito in maniera piuttosto violenta, piuttosto palese, tangibile. La barca, o meglio in barca, nel momento in cui c'è stato l'incidente, c'era anche la famiglia, il bambino si stava godendo letteralmente la bellissima e buona aria del mare, o meglio del lago. I ranger quindi sono intervenuti, il bambino era già morto in acqua. Ed è una vicenda questa che ha sconvolto l'intera famiglia di Walter, che ha rilasciato anche una dichiarazione ufficialmente parlando, facendo sapere che tutta la famiglia è letteralmente devastata dal dolore completo e totale e è stata costretta a salutare per l'ultima volta il piccolo Walter Greer. Vi ringrazio per l'ascolto, il bambino era dolce, sensibile, piacevole, ma era un bambino molto 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 solare, così che riguarda la famiglia. La narratura italiana è tutto, grazie a tutti, Walter, riposi in pace.